Facciamolo subito. Ripristineremo. E dunque, io vi ringrazio per il vostro invito. Essere a Padova è una condizione per me molto piacevole. Tocco anche di nostalgia, ovviamente. Verrebbe da applicare a questo luogo quello che si legge nel Salmo 83-84, dove dice: un giorno nei tuoi atri sono più che mille altrove. Voi ci siete sempre qui, io invece non so più la differenza. Allora, è con una certa ritrosia che io vi parlo di questo argomento per due ragioni. La prima è che, a mio avviso, tra di voi vi sono persone di un grado di esperienza, non alzo neppure gli occhi dal monitor perché mi vergogno. Ci sono persone con un grado di esperienza e di competenza su queste faccende, tale per cui veramente io sono un povero vergognoso. E in secondo luogo, più intrinsecamente, perché tutte le volte che affronto questo argomento salta fuori qualcosa di nuovo che mi costringe a ripensare quello che avevo pensato, non tanto in termini di interpretazione generale, da questo punto di vista, come tutti gli scolastici, cioè gli universitari, io sono duratus in culpa, per cui non cambio idea neanche se mi si mostrano le evidenze empiriche più preclare, ma perlomeno dal punto di vista dell'organizzazione fattuale. Allora, comunque, per dirvi anche soggettivamente da dove sono partito nel pormi la domanda a cui vorrei in piccola parte rispondere quest'oggi, ricordo tutti l'esistenza di questo libro. Scolastica storia di un concetto del Riccardo Felicis Recordationis. Allora, in un certo senso tutto quello che dirò presuppone questo testo, dalla prima all'ultima riga. Allora, per porvi di fronte al problema, io mi permetto di fare un brevissimo riassunto dei contenuti del libro di Riccardo. Molti di voi lo conoscono molto bene, forse qualche studente più giovane no, e quindi potrebbe essere inutile, anche proprio dal punto di vista fattuale, ricordare i contenuti del volume. Questo libro è diviso in quattro capitoli. Nel primo, faccio come si fa le tesi didattiche. Nel primo capitolo Riccardo tratta delle attestazioni del termine, perché la ricerca di Riccardo parte sempre dal termine, anche se poi va ad altro. Parte dalla prima attestazione del termine scola, scolasticus, scolastica, tutta la famiglia dei termini, insomma, dall'inizio al XIII secolo. Il secondo capitolo fa un piccolo passo indietro, perché torna a Gioacchino da Fiore e poi giunge fino all'Umanesimo. Il capitolo terzo tratta del periodo da Lutero al XVIII secolo, e il quarto capitolo si intitola Scolastica come categoria storico-filosofica, quindi l'oggetto è un po' diverso rispetto all'oggetto dei primi tre capitoli, e qui si parte dall'Ottocento. L'autore più remoto tra quelli ricordati da Riccardo è Friedrich Lieberfeld. Ora, facciamo quindi un breve riassunto di cosa c'è scritto qui dentro. Allora, scusate, mi rendo conto che è un po' tipo matrioska, però questo volume a sua volta presuppone i volumi delle storie generali della filosofia, perché è da lì che è nato. In realtà nacque da un punto preciso. Riccardo, alla luce di quello che veniva detto nelle storie generali della filosofia, si chiese quale fosse l'origine della definizione di teologia scolastica che Agrippa attribuisce a Lutero.
scusate, che Hengest attribuisce a Lutero e che invece, ho già detto che è colpevole, e che invece è di Agrippa. Partendo da lì, Riccardo è andato a ritroso e in avanti e ha costruito questo volume. Ma allora la sua curiosità originaria riguardava una questione di, quel punto è fondamentale per capire il tutto, una questione di teologia, non una questione di filosofia. Adesso lasciamo lì un attimo la sorpresa della questione. Allora, che cosa dice Riccardo? Che scholasticus come aggettivo nasce in età tardoantica, ha a che fare con le scuole di retorica, come sostantivo indica sia lo studente in queste scuole che chi ha acquisito l'abilità per insegnare retorica in queste scuole. Il termine passa all'alto medioevo. Nell'alto medioevo dal termine scuola si generano due famiglie di termini, una che ha a che fare con scolaris, cioè il nostro scolare, e una che ha a che fare con scholasticus, che non è lo studente, ma è colui che ha completato la propria formazione e che, questo è già vero nell'alto medioevo, dice Riccardo, ma diventa particolarmente importante nel XII secolo, colui che, lo scholasticus, ha una responsabilità formale nell'insegnamento, al punto da aver la titolarità di decidere chi può insegnare e chi no. Celebre il caso di Abelardo, il quale non può andare a Parigi perché lo scholasticus di Parigi non gli concede, il suo nemico, non gli concede la facoltà di insegnare a Parigi. Quindi, aspetto istituzionale, aspetto però anche generico. Scholasticus è l'erudito, quindi non è lo studente, è colui che sa le cose. In questo contesto generico, Riccardo colloca alcune riflessioni, alcune letture che cominciano con Bernardo di Clairvaux, passano per Pier Lombardo, per Gerhard di Reichersberg, per Pietro di Vienna, per Gualtiero di San Vittore. Gualtiero di San Vittore è autore di un'opera il cui titolo emblematico è Contra Quatuor Labyrinthos Franci, cioè contro i quattro tortuosi della Francia, che sono Abelardo, Pier Lombardo, Gilberto Porreta e Pietro di Poitiers. E che fa capire già la forma mentis di Gualtiero di San Vittore. E Riccardo nota che l'espressione scholasticus, usata come aggettivo, per insomma, quale sia il confine tra aggettivo, aggettivo sostantivato, è un'espressione che, a cominciare da Bernardo, viene posta dialetticamente in contrapposizione a monacus. Cioè, scholasticus e monacus negli scritti di Bernardo, di Gerhoc e di Gualtiero diviene l'opposizione tra due diversi tipi di cultura. La cultura di chi è nella palestra, per usare l'espressione bernardiana, nella palestra del monastero, e la cultura di chi nelle scuole che stanno nelle città si esercita a fare questo nuovo tipo di teologia, che è una novità tutto sommato, in cui il recupero della logica vetus, un pochino di Platone per quanto riguarda la scuola di Chartres, oppure anche un San Vittore, la valorizzazione del quadrivio, insomma, dà alla teologia una sostanza, in Abelardo, la valorizzazione di questo mondo della logica, della dialettica in senso lato, dico in senso lato perché questa è una dialettica che è contemporaneamente una sorta di proto-metafisica. Ecco, queste scuole nelle quali si sviluppa questo tipo di teologia. Una teologia a proposito della quale
adesso Riccardo questa cosa non la ricorda in modo così frontale, però insomma, una teologia a proposito della quale chiaramente Bernardo ha un, non semplicemente una disistima, ma un odio feroce. Tutte le disgrazie generate da Bernardo, di cui Abelardo è stato vittima, e di cui poi Bernardo, con cui poi Bernardo ha tentato di colpire anche Gilberto, non riuscendoci, perché Gilberto era più furbo, e insomma, tutte queste disgrazie nascono dal fatto che per Abelardo, per Bernardo, un autore come Abelardo è veramente il diavolo. È il diavolo perché è qualcuno che tenta, è un pensatore che tenta di sviluppare una teologia pensando in proprio. Questa, dal punto di vista di Bernardo, è una mostruosità. Veramente una mostruosità. Allora, qui c'è l'aspetto di vanità in Abelardo, che Bernardo sottolinea. Vi è un uso di strumenti che non si capisce bene a cosa servano, se non a essere vanitosi. E al di là di questo vi è lo sviluppo di una teologia che non cambia la vita, che è invece lo scopo dell'essere monaco e che è ciò che caratterizza essenzialmente l'essere cristiano per Bernardo. Ripeto, non solo per Bernardo, ma anche per Gerhoch e per Gualtiero. Questo modo di ragionare è presente persino in Pier Lombardo, chiaramente in modo molto più soffice, Eppure anche Pier Lombardo distingue tra i sancti doctores e gli scolastici doctores. E lo scolasticus doctor per Pier Lombardo non è il diavolo, va bene, e però è un autore contemporaneo o del passato recente che professa dottrine sulla cui identità con le dottrine dei padri si può discutere. Nel senso che a Pier Lombardo tutta questa novità non piace. Certo, detto da Pier Lombardo, che a suo modo è un innovatore, lo è come, è interessante. Insomma, sta di fatto che il dottore scolasticus è quel dottore, è quel doctor, quel professore in fondo, che elabora un tipo di teologia, vogliamo dire di sapere? Vogliamo dire di filosofia? Ma come si fa a dire filosofia invece che teologia nel XII secolo? Non si può, lo sappiamo. Quindi elabora un tipo di sapere che sì, è un sapere tecnico, se mi passate la parola. Non è un sapere che cambia la vita, non è la palestra del monastero. Insomma, usiamo di nuovo l'espressione di Bernardo. Si potrebbe dire che con questo è già gettato il fondamento di tutte le discussioni dei secoli seguenti circa il fatto che gli scolastici, cioè questi pensatori che sviluppano un certo tipo di teologia, sono o buoni o cattivi a seconda dei punti di vista. Riccardo poi nel capitolo successivo recupera anche Gioacchino da Fiore, Giovanni di Sosbo, il senso di quello che dice è il medesimo. Per quanto riguarda il XIII secolo, Riccardo fa un'indagine lessicologica, in particolare su Tommaso, mostra che anche nell'opera di Tommaso d'Aquino vi è un senso di scolasticus come aggettivo che si contrappone a ecclesiastico. Si distingue nella polemica con Guglielmo di Saint-Emour, una polemica che è una faccenda di cattedre e di frati, una faccenda di cattedre, di frati e di preti, detta proprio. Nella polemica con Guglielmo di Saint-Emour, Tommaso distingue tra il collegium ecclesiastico, che è la comunità religiosa in senso stretto, che in un certo senso riguarda la sfera privata del professore, e il collegium scolasticum,
che invece è l'insieme dei docenti e dei discenti, quindi riguarda la sfera pubblica. Questo è il modo in cui Tommaso imposta il problema. Sarebbe interessante vedere perché Tommaso elabora una dottrina apparentemente così moderna relativa alla distinzione tra pubblico e privato, per così dire. La risposta è che, detta proprio in un istante, che Guglielmo di Saint-Amour aveva obiettato che i frati non possono continuare a fare i frati e i professori universitari al tempo stesso, perché essere professore universitario è appartenere a un collegio ecclesiastico. Quindi Tommaso è costretto a dire che non è vero. Poi c'è l'eterogenesi dei film, è una cosa molto divertente in tutte queste faccende. Arrivando al XIV-XV secolo, Riccardo esamina le opere, alcune opere, alcune, di Francesco Petrarca e di Jean Le Charlier d'Argenson. Di Francesco Petrarca legge il De su ipsius et tumultorum ignorantia, perdonatemi se io non pronuncerò il latino nel modo corretto, pazienza, che è un'opera scritta alla fine degli anni 60 del 300. E quest'opera nasce dal fatto che c'è qualcuno che ha accusato Petrarca di essere privo di cultura e Petrarca risponde dicendo che quando si parla di cultura si parla di due cose diverse. C'è la cultura degli scolastici e c'è la vera sapienza. Ovviamente la vera sapienza, quale sarà mai, è quella monastica. Cioè, qui bisogna ricordarsi che Francesco Petrarca aveva un fratello monaco e nella lettera al Monte Ventoso dice chiaramente che il modo giusto di fare le cose è quello del fratello monaco, non è il suo. Lui, siccome non ce la fa a fare il monaco, arriva alla cima più tortuosamente, eccetera. Però il punto è che comunque la vera sapienza deve essere una sapienza ascensiva. Non è questione di sapere le cose. E a proposito degli scolastici, il nostro Petrarca parla lungamente in termini di commentatori dogmatici, pedanti, che espongono un sapere inaffidabile, che per l'appunto poi il punto fondamentale è che non cambiano la vita. Quando io lessi per la prima volta il libro di Riccardo, mi sembrò che il ragionamento e l'osservazione di Riccardo filassero lisce. Poi ho cominciato ad avere dubbi. E vi faccio vedere che cos'è che Riccardo ha visto. Riccardo ha visto i capitoli dal 36 al 38 del De su ipsius, quelli che ora vedete proiettati. E nel 36, per esempio, sta attaccando Aristotele perché gli serve, non proprio Aristotele, ma sta attaccando quella che per Petrarca è la pedanteria dei commentatori. E a un certo punto dice, beh, insomma, anche Platone è un grande autore. E chi lo negherà? E qui si inquiet principato, muink, Platoni, tribut. E chi è? Allora dici, Petrarca, visto che tu hai detto che, visto che dici che Platone è un grande autore, dici chi è che lo loda? Petrarca fa tutto un discorsetto in cui dice, tanta gente, ma tutti tranne Nisi insanum et clamosum scolasticorum vulgus. Ora, tutto il resto di quello che Petrarca dice qui dentro, in questo testo, è quello che vi ho già detto. E però ci sono due particolari. Dunque, tanto per iniziare, questa famosa parola scolasticorum compare una volta sola. Cioè non è che Petrarca avesse tutta sta fissazione nei confronti degli scolastici, siano essi teologi, siano essi filosofi. La parola, lo ripeto, compare un'unica volta. E
e il nesso con la teologia. È vero che qua si parla di Aristotele, del commento di Averroè, ma il nesso con la teologia è importante, perché poi qua si dice che questo tipo di filosofia crea dei problemi a livello teologico. Quanto è vero, sì, multitudo aliena, dic esponenzio, ma aliena abbastanza. Ac presenti in tempestate, sentenziarum libor, ante alios, mille tales passus opifices clara, eccetera, eccetera. Cioè, questo modo di procedere ferisce la teologia. Quindi, nella mente di Petrarca, dunque, tanto per iniziare, insisto, la prova scolastica, anzi, gli scolastici, viene usata così, in modo piuttosto vago. Il suo pensiero, certo, va alla filosofia, ma chiaramente, altrettanto, va alla teologia. E a fronte di tutto questo, voi vi sentireste di dire che in Petrarca c'è una concettualizzazione della filosofia scolastica come una filosofia dogmatica, inaffidabile, che non cambia la vita? A leggere solo Petrarca, questo pensiero francamente è difficile che venga. Certo, poi adesso vediamo se lo trovo al volo, spero di sì. Spero di sì. Me l'ero appuntata la pagina, ma ovviamente l'ho persa. Se questo ragionamento viene sostanziato nel modo seguente, chi questi scolastici siano risulta chiaro da quanto immediatamente segue, da tutto lo scritto petrarchesco, e per poter dare un contenuto a questi scolastici, poi Riccardo usa a supporto del suo... Cosa sta succedendo? Usa a proposito, cioè per sostanziare il suo pensiero, in un certo senso per chiudere il sillogismo, per poter dire che c'è in Petrarca una scolastica con queste caratteristiche, specificamente una filosofia scolastica. Riccardo usa Carè e Gisson. Sì, certo, il riferimento erudito ci sta tutto, perché questi autori hanno parlato di tutto questo. Però, leggendo la pagina, che è la 131, se la volete vedere, 130-131 del testo, a me sembra di vedere che Riccardo stia usando, senza rendersene conto, inconsapevolmente, tutta la storiografia depositata in Garenne e Gisson per coagulare quello che in Petrarca è un accenno vaghissimo. Se avessimo tradotto quello clamosum scholasticorum vulgus con un impreciso, però proviamo a usarlo, il volgo malato e chiacchierone degli universitari, avremmo tradito il senso del testo? A me non sembra. Viceversa, se si va a vedere come quel termine è stato tradotto nell'edizione Utet delle opere latine di Petrarca 1975, cosa salta fuori? Ma non c'è neanche da porsi il problema, perché ovviamente dice: e chi non glielo attribuisce se si esclude la folla insana e chiassosa degli scolastici? Allora, voi ditemi che cosa comprende un lettore del XXI secolo, ma anche del XX, quando legge questa traduzione.
comprende tutto quello che la storia della storiografia ha depositato su questa nozione. Deposito che francamente a me sembra che in Petrarca non vi sia, non sia presente. Il passaggio successivo che fa Riccardo, questa volta più sostanzioso, sta nella lettura della Elucidatio Scolastica Teologi Mistici di Gerson. Gerson è un autore che dà grande soddisfazione, veramente grande soddisfazione. A mio avviso andrebbe ampiamente più studiato di quanto va, perché è all'origine di una tale pluralità di fenomeni tardo-medievali rinascimentali che altrimenti non vengono attribuiti al loro giusto contesto, alla loro giusta origine. Allora, cominciamo subito col dire che Gilson, che era un universitario, perché era cancelliere dell'Università di Parigi, perché era colui che ha gestito almeno alcuni aspetti del Concilio di Costanza. Siamo di fronte a un uomo in parte di potere, anche se poi è stato sconfitto politicamente a un certo punto, perché lui era un conciliarista, come sapete, più che in parte, era un universitario. Gerson è un autore che si preoccupa, secondo la linea che viene da Bernardo, e che troviamo in Petrarca, si preoccupa del fatto che i professori universitari di teologia, cioè i teologi scolastici, è gente che si occupa di cose inutili, che fa ragionamenti dannosi, che vanno in cerca di dottrine insolite, che sono caratterizzate dall'invidia, che fanno ragionamenti senza cambiare la propria vita. Insomma, il nostro Gerson, nonostante sia un professore universitario, ha in mente un ideale di teologia alla quale lui dà un nome preciso, teologia mistica, la quale teologia è quella a cui si deve aspirare come teologi, con un particolare. La teologia mistica non toglie la teologia scolastica. Cioè, l'alternativa tra le due sta nel cuore dell'uomo, non sta nelle cose. La teologia mistica è un livello superiore, è là che bisogna andare. La teologia scolastica, fatta di ragionamenti, fatta di analisi delle questioni, fatta di dibattiti, non è intrinsecamente cattiva. Ora, la domanda è, ma tutti questi discorsi che Gerson fa più e più volte, un'infinità di volte, a proposito dei teologi, valgono anche per i filosofi? Io mi sono posto la domanda perché, sì, Riccardo ha trovato un passo importante. Sta per l'appunto nell'Elucidatio, dove si parla di filosofia scolastica. Questo è gentile. Si parla di filosofia scolastica e si dice la cosa seguente. Dunque, Gerson sta facendo un ragionamento finalizzato a mostrare che differenza c'è per l'appunto tra la teologia scolastica e la teologia mistica. Il ragionamento è seguente. Lui dice: facciamo finta che vi siano uomini che sono dotati soltanto di vista e udito e che vi siano uomini invece che sono dotati soltanto di tatto, olfatto e gusto. Posta questa analogia, è come se quelli che fanno teologia scolastica avessero soltanto la vista e l'udito, mentre è possibile anche un gustare le cose divine. E questo discorso viene in una certa misura anche attribuito
ai filosofi. E qua vi leggo la traduzione. Analogamente, i filosofi e i teologi colti sono ben dotati quanto alla vista e all'udito spirituali, ma può succedere che molti di essi siano privi degli altri tre sensi, oppure che li posseggano come bloccati o interamente ottusi. Capita il contrario con le persone semplici e prive di cultura. Sono come dei ciechi e dei sordini in ordine alla filosofia scolastica. Ma quanto agli altri sensi dell'olfatto, del gusto e del tatto spirituale sono ben dotati. Quindi qui la parola filosofia c'è. E c'è addirittura, diversamente da come veniva in Petrarca, dove non c'era, qui c'è l'espressione filosofia scolastica. Solo che, di nuovo, io ho cominciato dopo un po', ci ho messo un po', ma dopo un po' ho cominciato ad avere qualche perplessità. Perché, di nuovo, qui caricare sul termine filosofia scolastica tutto quello che è avvenuto dopo, insomma, mi è sembrato problematico. Tanto per iniziare ho cominciato a chiedermi quante volte compare la parola, l'espressione, filosofia scolastica in tutta l'opera di Gerson? Risposta: per quello che ho potuto vedere io fino ad ora, un'unica volta qui, solo qui. Secondo, ma qui ha un significato, per così dire, stringente? Cioè, cos'è che sta dicendo? Sta dicendo che chi è privo di intelletto, cioè è sordo e cieco, non può seguire i discorsi della filosofia che si fa all'università, cioè che si fa da un alto livello di istruzione. Non c'è molto altro in questo discorso che stiamo vedendo. Allora io sono anche andato un po' a vedere se, insomma, se c'erano altre occorrenze di questo termine scolastiche, come erano strutturate. Adesso io ho riportato l'intero passo che Riccardo, qui vi ho fatto vedere una pagina, questa è una pagina di scolastica, questa è una pagina del libro di Riccardo. Ho riportato l'intero passo e se uno va a vederlo tutto, insomma, in questo passo, a proposito della filosofia scolastica, Gerson non dice le peste corna che dice della teologia scolastica quando lo oppone a teologia mistica, quando la oppone nel senso che resta soltanto teologia scolastica e non diviene poi qualcos'altro. Insomma, leggendo l'intero testo mi sembra che l'espressione filosofia scolastica sia, come dire, tutto sommato di basso profilo. Poi se uno va a vedere il resto, cominciando dal due pagine prima della medesima opera, e, insomma, vede che qui si tratta di capire, cioè qui Gerson vuole loqui, vuole parlare loqui volumus philosophis et scholasticis theologis talia quae non aborrerent a sui traditionibus et scholis. Vuole parlare in modo tale che i teologi scolastici e i filosofi, tra l'altro qui l'aggettivo è attribuito solo a teologi, filosofi vengono lasciati fuori. Vuole parlare in modo tale che costoro che fanno uso di una certa tecnica argomentativa, io la capisco così, che hanno le loro tradizioni, non siano scandalizzati, o meglio ancora comprendere. Ne ho guardate delle altre. Qua si parla di, interessante, scolastici, teologie e filosofie regulis uti. Quindi qui quello che è scolastico sono le regole che si usano. Insomma, qua si sta parlando di una tecnica. Si sta parlando di un... tecnica forse un po' stretto come termine, ma si sta parlando di un modo di fare. Certamente non c'è tutta quella carica. Qua è interessante perché qui dice professore. Sono anche andato a vedere. Si parla del professore. Eh sì, ci sono anche professori nell'opera di Gerson. Perché dice, sì, i professori di filosofia e di teologia hanno un certo tipo di sapienza,
un certo livello di sapienza, però i livelli di sapienza sono tre, lo dice qui sotto. Vi è una teologia attiva, una teologia attiva, una teologia speculativa e una teologia mistica. È come se gli scolastici, cioè i professori, restassero a livello medio. O meglio, questo è il loro ruolo. Dopodiché il problema sta se restano a quel livello lì. Insisto, quello che io ricavo da questi testi, c'è anche il collettore, insomma, è molto interessante, è che, è simpatico, più che per me, è proprio simpatico, è che la scolastica non viene, non è una nozione attribuita specificamente a una filosofia, a un tipo di filosofia, ma è il modo in cui si parla della filosofia che si fa ad un livello di istruzione avanzato. E i giudizi che Gelson dà sulla teologia scolastica, a proposito dell'ambito filosofico, non li dà, perlomeno non sono altrettanto violenti. Qui si dice che proprio degli scolastici è il fatto che hanno una vita sociale, devono stare assieme, non sono dei solitari, mentre per Gerson ovviamente occorre sviluppare anche un tipo di solitudine almeno interiore, eccetera. Dice quello che dice per dirgli attenzione, parlo ad commonizione scolasticorum preserti in teologorum, cioè le mie ammonimenti valgono soprattutto per i teologi. Poi ci si può porre la domanda, ma per Gelson è legittimo fermarsi a fare i filosofi? A me la risposta sembra chiarissima, no, nel senso che uno per essere cristiano deve fare il teologo e deve fare il teologo mistico, deve essere più che fare, deve essere un teologo mistico. Però insomma, sì, è vero, l'espressione filosofia scolastica c'è, però può anche in questo caso tranquillamente essere resa con la filosofia che si fa nell'università o qualcosa del genere. Non ha un contenuto definito. Questo è il dettaglio. Il passaggio poi successivo che Riccardo compie è di cominciare a parlare degli umanisti, e qui bisognerebbe dire tante cose, perché è chiaro che bisognerebbe fare un sondaggio su Valla, su Vives, che parlano delle... ne troveremmo abbondantemente. È un po' paradossale che Riccardo scelga di parlare solo di Erasmo e solo di un'opera. E tuttavia questa scelta, io ci ho pensato a lungo, tuttavia questa scelta mi sembra alla fine felice. Perché? Perché nel Mori Encomium Erasmo parla nel capitolo, paragrafo 52esimo, dei filosofi, e nel capitolo 53 dei teologi. Nel capitolo 52 dice tutte le cose cattive, che a proposito dei filosofi il nostro Petrarca racconta e che conosciamo e che assomigliano profondamente a quello che i monaci del XII secolo, che Petrarca, che Gerson dicono a proposito di coloro che non sono veramente sapienti, parlando di teologi, i signori là. I filosofi sono ignoranti, mi piace soltanto parlare, non fanno altro che discutere. Molto peggio però sono i teologi. Allora, io credo di aver riportato integralmente il capitolo 52. Il capitolo 53esimo è lunghissimo. Quello dedicato ai teologi è lunghissimo. E lì sì che Erasmo, come dire, va giù duro. Perché di costoro dice che sostanzialmente sono dei traditori della fede. Hanno riempito i discorsi religiosi di sottigliezze inutili, guardate qua,
A proposito, vabbè, di Paolo, questi cominciano a dire etamen rogati determinar quo, determinar quem, de transustanziazione, de modo quo corpus idem sic in diversis logis, de differentia qua corpus Christi es in cielo, qua fuit in cruce, qua in sacramento. Insomma, righe di attacchi alle sottigliezze della teologia. Quindi, tanto per iniziare, l'attenzione è più sui teologi che sui filosofi. Secondo, la parola scolastici è usata esclusivamente in riferimento ai teologi. Nel paragrafo 52 la parola scolastici non c'è. Non c'è nemmeno scoli, non c'è niente. Si parla dei filosofi e basta. Invece, quelli cattivi sono questi signori qua che si dividono in vie, che entrano in labirinti, che sono i reali, un nominali, un tomistarum, un abertistarum, un camistarum, scotistarum, eccetera. Cioè, questi sono i cattivi. Allora, sì, certo, questo discorso ci dice che Erasmo, ma insisto, è facilissimo aggiungere autori da Valla a Nizzoli, proprio senza nessun problema, passando per Vives. Chissà, insomma, se andiamo a vedere tra gli umanisti, ne troviamo finché ne vogliamo, di autori che polemizzano con gli pseudofilosofi, ma il termine scolastico. Quindi polemizzano con un certo tipo di filosofia che è una filosofia fasulla. In particolare polemizzano contro questa filosofia fasulla tutti quegli autori che coltivano, da Valla fino al giovane Erasmo, il mito della lingua primitiva, il mito secondo il quale esiste un linguaggio non barbaro capace di cogliere la realtà delle cose. Questo linguaggio non barbaro poi va per la pesca quale, per Valla è relativo giuridico, immaginate un po' voi, per altri invece andare a cercare lingue adamitiche oppure andare sulla cabala, perché poi il problema è: ma qual è questo linguaggio originario che ci mostra la verità delle cose? Ecco, tutti coloro che si trovano in questa condizione usano attaccare gli pseudofilosofi per l'appunto come gente che ha un linguaggio che tradisce la realtà. Pensate a tutto quello che so, Valla dice a proposito dei trascendentali. Tutto questo è gli scolastici? Ora, per quanto possa sembrare strano, la risposta è no. Nel senso che la parolina scolastico non è ancora stata incollata alla pseudofilosofia. Insomma, tra la fine del 400 e l'inizio del 500, questa idea per cui c'è una pseudofilosofia che si chiama filosofia scolastica non è ancora emersa. Poi certo, se andiamo a vedere dove sono gli pseudofilosofi, lo scopriamo subito. Stanno nelle scuole, non c'è dubbio. Ma che ci possa essere una categoria grazie alla quale prenderli tutti in un colpo solo, beh, no, questo no. E forse questo no, anche perché siamo in un contesto in cui scolastico significa ancora universitario. E quanti tra costoro, a cominciare da Valla, oppure Poliziano, insomma, ce ne possiamo mettere finché ne vogliamo. Avrebbero voluto avere una cattedra, chiamiamola così, all'università. Quindi, insomma, bisogna stare attenti a parlare male dell'università quando si vuole entrare. Qui l'obiettivo è ancora gli pseudofilosofi. Non è ancora diventata la pseudofilosofia, lo ripeto, non è ancora diventata scolastica. Tra l'altro sono andato a cercare in Erasmo, non credo che. Oh, no, non ci ho guardato, se non ho riportato i testi. Quali altri usi di scolasticus vengono fatti? Delle volte significa semplicemente erudito,
Per esempio, c'è addirittura in uno, spessissimo si parla invece di teologi scolastici. Ora, questo punto è importante, perché questo vuol dire che mentre l'espressione filosofia scolastica non ha un contenuto definito, tecnico, storiografico, ma diciamo storiografico, l'espressione disciplinare, ecco, disciplinare, questa forse è la parola giusta. L'espressione teologia scolastica, il contenuto disciplinare ce l'ha. Sono i teologi che fanno quel tipo di teologia lì e che è uno dei tipi di teologia possibile. Mentre la filosofia è filosofia. Chi la fa? L'università, va bene. Bella che è finita la storia. C'è addirittura un'occasione in cui, ripeto, poi ci sono situazioni in cui significa erudito la parola, c'è un'occasione in cui significa addirittura elementare, di base. C'è un punto in cui parla di Celio Calcagnini da Ferrara, Erasmo, non gli stava tanto simpatico, eccetera, e dice che costui sa, è resipiens, sa di filosofia scolastica, resipiens philosophiam scholasticam. Uno si chiede, ma come diavolo si può attribuire la nozione di filosofia scolastica a Celio Calcagnini, che è quanto di meno filosofo scolastico possiamo concepire con la nostra idea di filosofia scolastica? Celio Calcagnini è un mezzo platonico, un erudito generico, litiga su Cicerone. E quindi in realtà uno va a vedere tutto il discorso e scopre che il senso dell'espressione è che Celio Calcagnini sa di filosofia di base, come dire, non è un autore particolarmente raffinato. Se volessi proporre una traduzione un po' così, potremmo dire, è uno che ha una filosofia da liceo. Provate a indovinare come hanno tradotto in inglese l'espressione. Celio Calcagnini sa di filosofia scolastica. Più depistante di così non si può. Ma perché? Perché scatta automatico, no? C'è scritto scolastica, sarà la scolastica. Cosa vuoi che sia? Ora, da qui in avanti, il libro di Riccardo parla di Agrippa, di Jérôme d'Anguest, di Lutero, di Melantone, di Beato Renano, di Caspar Poyser, di Lambert Danet, di Adam Tribbekov, li leggo tutti perché sono Jacob Thomasius. Parla anche di teologi protestanti, passa a parlare dei riformati in senso lato. Poi parla dei teologi cattolici, Stetzkin, Meyer, Paolo Sarpi, Sforza Pallavicino, Egas Dubulema, Bion. E che cosa fa? Esamina il modo in cui tutti costoro hanno sviluppato polemiche o prese di distanza riguardo a una cosa precisa, che si chiama teologia scolastica. Cioè la parola filosofia nel libro di Riccardo non dico che svanisce, ma passa in secondo, se non in terzo piano. Quando è che riemerge? Riemerge nel quarto capitolo del libro, dove comincia a parlare degli storici della filosofia, i quali da Hilbert in avanti, questi sono quelli che lui prende in esame, sembrano sicurissimi del fatto che esiste una cosa che si chiama filosofia scolastica. E non si pongono nemmeno tanto il problema della teologia scolastica. Allora, io, diciamo che qui siamo in un certo senso all'inizio, però già capito che siamo quasi alla fine. Allora, quello che io ho fatto è di cercare di fare delle trivellazioni per andare a vedere quando è che la teologia scolastica diventa una questione di filosofia scolastica. E ovviamente ho scoperto l'acqua calda, nel senso che ho scoperto cose che
sì, qua dentro in sala ci sono anche case, ci sono persone che sanno, sanno da decenni. E quello che si scopre è che adesso qui bisogna vedere tutti i testi, ma va bene, adesso li saltiamo. Quello che si scopre è che cominciano gli storiatori di Magdeburgo, cominciano con l'Storia Ecclesiastica, pubblicata nel tredicesimo volume, pubblicata a Basilea nel 1574, dove, ho messo il riferimento, se qualcuno vuole andarlo a vedere, si vedono tutti i caratteri negativi della scolastica. Scusate, questo, andiamo. Capisco che non è proprio prestissimo, ma questo da andare a vedere. Questo è da andare a vedere e io adesso cerco di andare alla giusta pagina. Un po' difficile arrivarci perché ho questa cosetta qua di qua. Vediamo se riesco a spostarla. Molto difficile gestire le finestre così. Nell'epistola incubatoria c'è un elenco delle cose che non vanno nella scolastica, che è teologia. Cerco di ingrandire, così vediamo un po'. Quando qui comincia, in super et aristotelicis arguthis plus nigno tributum est, tanta vesane tesiam in scola, satque suggestum tenebrosa omnis, gentili scritti. Le solite, verrebbe da dire, le tirate che abbiamo già visto in Gerson, cioè non è che sono tanto diverse. Dove il problema sta nel fatto che litigano, discutono, fanno le dispute che non servono a niente perché disputano senza dover scegliere la verità delle cose. In tutto questo discorso, a un certo punto, allora guardate questo due, questo è bellissimo. Questionum nullus est modus, nullus finis. In questiones super questiones nat sunt. Questo è quello che non va nella teologia scolastica. Dopodiché uno legge con calma e scopre che vi è una confusio filosofie e teologie in eis conspicuo. Ecco, se dovessi dare una data nella quale si vede una proiezione sulla filosofia delle critiche fatte alla teologia scolastica, lo metterei qui, nelle cinture di Magdeburgo. E direi che è una critica che però consiste nel fatto che si dice che questa pretesa teologia scolastica è in realtà una filosofia. Ed è una filosofia sbagliata. Andando, vediamo un po'. Ovviamente dal lato cattolico la bolla di Sisto IV dice l'esatto contrario. La triumphantis illusion, la teologia scolastica è una cosa meravigliosa. Serve per difendersi dagli eretici. 74-88. E proseguendo con autori, andando a leggere nei dettagli però, perché bisogna entrare nei dettagli del discorso, il De Doctoribus Scholasticis Latini di Tribeckhoff, 1665, di Thomasius Jacobi, padre, De Doctoribus Scholasticis Latini di nuovo, 1676, la pubblicazione del Trattato di Nizzoli da parte di Leibniz nel 1674, sembrerebbe nel 70, ci sono edizioni ma non l'ho trovata. Poi si va a vedere in Christian Thomasius nell'88 e si arriva a Brucker, del 42-44, il quale dice che il problema sta nel fatto che non tam ancillantem teologie, quam dominantem philosophiam sectariam, quale supra depinsimum retulere, cioè il problema della teologia scolastica è il fatto che è una teologia asservita a una filosofia falsa, che ha avuto come scopo il sostenere il potere papista. Allora, a questo punto,
la filosofia scolastica esiste. Esiste dal punto di vista dei protestanti ed esiste all'interno di un problema teologico. Quindi tutta l'attenzione che Riccardo aveva dato alla questione della teologia era sacrosanta. E era sacrosanta, però la domanda andava posta. Ma allora la filosofia quando salta fuori? La filosofia salta fuori così. Cioè, serve ai riformati per dire che la teologia dei cattolici è falsa. Perché è una filosofia. Qui per un secolo, dalle centurie di Magdeburgo a Brucker, dicono tutti la stessa cosa. Adesso, domanda. Tutto questo c'entra qualcosa con le polemiche contro gli pseudofilosofi degli umanisti? La risposta è così, così. Un po' sì, nel senso che si dice che questa filosofia non permette di cogliere la realtà delle cose. Ma anche no, nel senso che qua si sta parlando di una teologia, non si sta parlando di pseudofilosofi come obiettivo diretto di un attacco. Quindi, punto primo, il nesso tra le critiche umanistiche agli pseudofilosofi, che gli umanisti non chiamano filosofi scolastici, ha una qualche continuità rispetto alle critiche dei riformati contro la teologia scolastica papista, alla quale viene associata una filosofia. Seconda domanda, ma tutto questo con la nuova fisica c'entra qualcosa? Perché non si dice che la scolastica è la filosofia delle forme sostanziali, è la filosofia che si perde in queste rughe, no? In cui, cioè, c'entra qualcosa? E la risposta è che in questi autori qui assolutamente no. Perché questi autori sono interessati al problema religioso teologico. Non gli importa niente del resto. E vi dirò di più, non importa nulla di questo aspetto della nuova fisica, neppure a Leibniz, quando pubblica l'Antibarbarus Philosophicus di Nizzoli. Non gli importa niente. Dorei farvelo vedere. Qui c'è la versione Google Books, se volete leggerlo. Leggete pagine 12-13. Vedrete che addirittura Leibniz capisce che Nizzoli è un occamista, perché Nizzoli è un umanista stranissimo, perché in realtà è un occamista. E a un certo punto dice, ah certo che Occam era proprio intelligente, gli scolastici cattivi sono gli altri, Occam sì invece che si salva, e via. Quindi, cioè, dico, insomma, vedete le fluttuazioni nei significati. Non ho riportato testi di Cartesio, perché Cartesio dice, parla di ecol in scolis, l'espressione filosofia scolastica nelle opere di Cartesio io non l'ho trovata. Poi, se qualcuno mi aiuta, possiamo cercarla meglio, ma io non l'ho trovata. Parla della filosofia che è nelle scuole, che è la filosofia dei peripatetici. Torniamo indietro un istante. E che cosa diceva Galilei? Galilei non dice quasi niente. Dice qualcosa Federico Cesi nel 1612, quando parla di La Galla, che è un aristotelico siciliano, ma amico di Galilei, che guardò nel Canocchiale assieme a lui a Roma, e dice questi rumori però contro le osservazioni del telescopio sono nella classe scolastica et massime peripatetica, cioè ne discutono all'università. Questa è la traduzione unica possibile di questa espressione in questo luogo. Nella classe scolastica non indica un partito di non si sa chi. Il partito c'è, non è che non c'è, ma ha un nome. Si chiama i peripatetici, non si chiama gli scolastici, si chiama gli aristotelici, quelli che Galileo in una lettera a sempre Cesi dice i filuorachi, quelli che, cioè, i filosofastri, i professori di filosofia naturale. Li vogliamo chiamare scolastici?
E secondo me bisognerebbe andarci molto piano ad usare questa parola. È solo dopo di lui, in Wut, siamo nel 43, che comincia a formarsi la saldatura tra la filosofia peripatetica, che non è quella cartesiana, e quella cartesiana. Allora sì, questa è una lettera per l'appunto del 43, sta qua, Philosophia aute minda vulgaris quae in scholis et academis docetur, e sta in Jacob de la Reve, in Jacobus Reivius, nella Statera Filosofie Cartesiane, che è del 50, dove, reinterpretando un passo di Lutero, si mette in bocca, una cosa complicatissima, si mette in bocca a Erebor, che in quel momento è un po' filocartesiano, l'idea per cui quello che si deve fare è che non possere formare ecclesiam nisi philosophia quae in scholis vigere radicentur et cartesiana substituatur. Ecco, qui c'è la filosofia che si insegna nelle scuole, c'è l'università, e quella cartesiana. Allora, qui la filosofia delle scuole ha un tutto un altro senso rispetto a quello, anche se la questione religiosa è interessante, è presente, ha tutto un altro senso di quello che ha nelle discussioni degli autori protestanti. Potremmo, in un certo senso, saltare alla fine della storia, se faccio. Riassumo, riassumo, perché sono consapevole dell'orario. Nell'enciclica Eterni Patris del 1879, Leone XIII, parlando, citando, proprio cita la Triumphantis Jerusalem del 1588, dice: Quae verba, quambis theologiam scholasticam non taxa complectivi ideatur, tamen esse quoque de philosophia eiusque laudibus accipienda per specie. Qui è accaduto qualcosa. Cioè, nei 3 secoli che separano la Bulla Triumphantis Jerusalem, che parla esclusivamente di teologia, e la Eterni Patris, è cambiato il modo di vedere la costruzione della teologia e il rapporto tra filosofia e teologia all'interno del mondo cattolico. Quando cambia? Do la conclusione, perché la risposta è che per sapere avere risposta a questa domanda bisogna andare tanto, tanto avanti. Non lo troviamo in un classico italiano, che è Agatopisto Cromaziano. Poco, perché Agatopisto Cromaziano, siamo nella seconda metà del Settecento, ha a che fare con Brucker. Si confronta con Brucker, ce l'ha continuamente in mente. Ma ha a che fare con un benedettino bavarese che pubblica nel 1650, che si chiama Fermund Gufl, il quale Fermund Gufl pubblica, adesso vi dico il titolo, no, con questo abbiamo chiuso, pubblica un'opera intitolata Philosophia Scholastica Universa, Principi Sanctutone, cioè prime conformata, Contra Neotericos Precipio Defensa, i Neotericos sono Wolff, è Christian Wolff. Pubblicato a Regensburg nel 1750, quest'opera si apre con una enorme introduzione intitolata Dissertatio de Selectu Philosophiae, dove cerca di dire qual è la filosofia vera. E la filosofia vera, indovinate qual è? De filosofia scolastica. Qui la filosofia scolastica è diventata qualcosa. Allora, detto tutto questo, adesso vi dico, concludo dicendo come la vedo. E la vedo nel modo seguente. Il quarto capitolo è dedicato, dicevo, di Riccardo agli storici. E Riccardo cerca di trovare un senso alla nozione di filosofia scolastica. È interessante perché
parla di filosofia, poi si rende conto che il problema è la scolastica in generale, perché esiste una medicina scolastica, una teologia scolastica, soprattutto una teologia scolastica. E quindi le ultime 60 pagine del libro di Riccardo sono dedicate a tentare di attribuire un senso a questa nozione. Secondo me, queste 60 pagine mostrano che è possibile. E che la nozione scolastica, un concetto storiografico di scolastica, andrebbe semplicemente buttato via. Cosa che non faremo mai, cosa che non accadrà, è impossibile. Perché? Perché è una gomma, un involucro capace di coprire ogni cosa. Per cui tu parli di un rinascimentale e gli scolastici, di un moderno e gli scolastici. Non hai bisogno di nominarli, non hai bisogno di fare la fatica di vedere chi sono, cosa hanno detto, esattamente cosa hanno pensato. Non serve. Il classico articolo dei rinascimentalisti fino a tempi molto recenti o dei protomodernisti comincia, scusate, adesso vado giù un po' esplicito, con 10 righe di Medioevo inventato, in cui si narra sul Medioevo le cose più bislacche, dopodiché si dice, però, da adesso in avanti non è più così. Dopodiché il resto dell'articolo molto spesso è pregevole, cioè dicono cose sensatissime sugli autori di cui tratta. Questo istinto garignano, anche questo volevo mostrarvi, perché tutto, come dire, il grande colpevole nel XX secolo è costui, Eugenio Garin, con l'istinto garignano di accogliere le valutazioni che nel corso del tempo, confusamente, contraddittoriamente, sono state date a proposito di questa entità immaginaria che sarebbe la scolastica. Vi sembra che il modo in cui concepiscono la scolastica, i moderni della scienza matematizzata, i riformatori, i dialettici umanisti, gli uomini di spirito del tardo Medioevo abbiano qualcosa in comune? Guardate, sì, una cosa in comune c'è. Il fatto che sta all'università. C'è solo questo. Che significa che si è andata depositando una schiuma di sensi vaghissimi che per l'appunto possono essere usati, spesi con facilità, si fa bella figura. Io penso che per questa ragione bisognerebbe chiamare le cose con il nome. Se vogliamo fare riferimento all'ambito istituzionale, usiamo filosofia universitaria e ci prendiamo, perché così non connotiamo immediatamente un contenuto. Poi bisognerebbe anche, secondo me, sapere, andando a vedere un po' nel fino, che la scolastica siamo noi, perché è l'università. La scolastica, addirittura come ne parla Riccardo, che a questo punto cerca di dire, sì, è anche Medioevo, sì, ma siamo noi. Questa scolastica è una sorta di nostro, come universitari, ritratto di Dorian Gray. Per cui noi rimaniamo belli, mentre la scolastica è pedante, ottusa, ripete sempre le stesse cose, è manualistica. Ecco, è veramente il nostro ritratto di Dorian Gray. Facciamone a meno tutti. Lo step successivo, che però ho documentato in un altro saggio, è che la nozione di seconda scolastica, che è stata inventata da un Padovani, adesso posso dire sì, c'è un senso per cui sono qui. Perché questo fa parte della storia della filosofia di Padova. È stata inventata da Carlo Giacone. È Carlo Giacone che ha inventato l'espressione filosofia scolastica, scusate, seconda scolastica, cioè filosofia della seconda scolastica, per articolare lo schema storiografico gilsoniano neotomista. Ecco, quello è proprio da buttare al quadrato. Però anche la nozione scolastica, già, secondo me, se vogliamo utilizzarla in modo serio, inutilizzabile, perché contiene delle contraddizioni e delle vaghezze che in uno storico serio non devono essere consentite. Io vi ringrazio per la vostra immensa pazienza.